Ciao a tutti da Parafranz, benvenuti a questo video. Ecco i miei recuperi che sono riuscito a fare quest'anno. Estate 2020, estate un po' da dimenticare, un po' per il Covid e un po' per il tempo, che ci ha regalato soltanto 2 settimane di bel tempo, almeno nel tempo di permanenza in cui sono rimasto in valle. Iniziamo con 2 caricatori italiani. Ecco qua, abbastanza schiacciati dalle pietraie, però riconoscibili. Qua 2 ogive per Vetterli Vitali 1870 italiane. Tre ogive Mannlicher, se si possono riconoscere per l'ossidazione. Due ogive per modello 91 italiano, una che ha impattato i sassi. Ecco qua. Abbiamo un fondello per il proietto da segnalazione della pistola Veri, la pistola lanciarazzi ampiamente utilizzata, prodotto da Fiocchi. Lecco. Qua abbiamo ancora presente l'involucro di cartone interno. Passiamo ora a questa scatoletta lavorata, in pessime condizioni, ma mi interessava soprattutto la lavorazione fatta dai soldati in trincea, che doveva essere utilizzata probabilmente come grattugia. Lavorazioni che spesso venivano fatte con la punta della baionetta. Avevo il coperchio di una gavetta italiana, maciullato dei sassi purtroppo. Abbiamo ancora delle parti senza ruggine. Qua c'era la chiusura. Picchetto da tenda italiano modello Bucciantini, con ancora presente del legno. Poi abbiamo qua, purtroppo nel disattivare questi proiettili il colletto si è rovinato, come capita spesso nei proiettili più logorati dal tempo. Qua abbiamo un altro esempio. Questo invece è stato ritrovato abbastanza in superficie, infatti si è potuto disattivare senza problemi. Abbiamo altri boccioli, sempre per il modello 91, italiani. Un bossolo che deve essere stato lavorato da qualche soldato perché è finemente anche limato, probabilmente per produrre qualche oggetto di utilizzo quotidiano. L'unico bossolo per M95 Steyr.
con un sostegno per i cavi utilizzato nelle caverne per portare illuminazione. Non è detto che sia della prima guerra mondiale, anche perché nel posto in cui l'ho ritrovato, diciamo che è stato abbastanza inquinato già dagli anni 70. Infine abbiamo un 75 austro-ungarico Schrapnel con la formica che ci passeggia dentro, con ancora la ghiera di forzamento. Possiamo notare che è uno Schrapnel perché abbiamo al suo interno questa scanalatura. Si riesce ancora ad apprezzare la lavorazione al tornio. Benissimo, per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di seguirmi sulla pagina Facebook. Tutti i link sono sotto nella descrizione. Grazie e ci vediamo al prossimo video.